Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino del convento di San Giovanni Rotondo, per parlarvi di un rapporto tutto speciale, straordinario, un legame eccezionale, quello di Padre Pio con la mamma, mamma Peppa, Giuseppa Denunzio, ma per tutti era mamma Peppa. E pensate, è risaputo che il grande tenore Beniamino Gigli, ogni volta che era qui a San Giovanni Rotondo, doveva intonargli mamma. E Padre Pio si commuoveva sempre, fino alle lacrime, pensando alla sua cara madre, amatissima madre, proprio qui, forse proprio qui, in questi passaggi. C'è proprio una foto dove vediamo Beniamino Gigli e Padre Pio insieme. Lui doveva sempre intonargli questa canzone. Per ricordare mamma Peppa, che nacque il 28 marzo del 1859 da Fortunato e Maria Giovanna Gagliardi. Aveva da poco compiuto la maggiore età quando attirò l'attenzione di questo giovanotto, Grazio Forgione. Misero su famiglia, lei aveva un carattere estroso, pronto alla conversazione, aperto all'amicizia, e aveva coltivato fin da bambina una profonda religiosità, partecipava alla Santa Messa, a tutte le funzioni. Purtroppo al mattino doveva lasciare i figli per seguire Grazio nei campi, e doveva lasciare i figli a qualche amica, a qualche vicina di casa, a qualche parente. Ad esempio Francesco lo lasciava sempre con la nonna, perché con la nonna andava spesso in chiesa. Infatti Francesco, il futuro Padre Pio, era sempre con la nonna, però a sera, quando tornava a casa, la recita del rosario era fondamentale. Se in sua presenza qualcuno programmava qualcosa da fare per il futuro, anche se non prossimo, lei diceva sempre: beh, se Dio vuole, lo faremo. Era convinta che nulla avveniva per caso o per la sua sola volontà, cioè volontà dell'uomo. Troncava poi ogni tipo di discorso quando sentiva parlare e criticare soprattutto i ministri di Dio. Infatti lei diceva sempre: e chi siamo noi per permetterci di criticare i sacerdoti? E ricordava sempre che Gesù aveva insegnato a non giudicare per non essere giudicati. Questi un po' erano gli insegnamenti di questa mamma, che aveva subito scoperto tra i suoi figli che in Francesco c'era qualcosa di speciale. Infatti fu lei che si accorse che il figlio dormiva a terra, usava una pietra come guanciale, o addirittura che si batteva con la catena. Infatti proprio per questo, quando gli chiedeva il perché, Padre Pio, Francesco Forgione, gli spiegava il motivo: proprio perché Gesù era stato flagellato, anche lui doveva avere la sua stessa sofferenza. Beh, come ogni mamma, Giuseppa si preoccupava del figlio, perché lo vedeva troppo solitario, lo vedeva sempre pensieroso, non era con gli amici, anche se a volte partecipava. Proprio dinanzi alla chiesa di Sant'Anna a Pietrelcina, lui se ne stava sempre da parte, non giocava con gli altri. Però poi la mamma capì, perché gli chiese il motivo, e Francesco gli rispose: mamma, ma i miei amici bestemmiano, io non posso tollerare tutto questo. Una mamma che conosceva già il cuore di questo ragazzo, un cuore che forse la mamma ha quasi tenuto quando l'ha dovuta lasciare, ha dovuto lasciare casa sua. Infatti il giorno della partenza per Morcone, il 6 gennaio del 1903, la mamma lo attese a casa prima di partire. Dopo la messa Francesco arrivò a casa, salutò la mamma e si inginocchiò. La mamma in quel momento scoppiò a piangere e gli disse: San Francesco ti chiama, tu devi andare, vai. E fu così anche quando Francesco, ovvero Fra Pio, divenne sacerdote a Benevento. Si racconta che lei pianse per tutto il rito. Possiamo immaginare che quel cuore di madre si viene quasi a riempire di gioia, ma di dolore, di sofferenza, ascoltando e leggendo quello che scrivevano i giornali di questo giovane frate che riceve le stimmate. Mamma Peppa, come lo viene a sapere, nell'aprile del 1919 corre a San Giovanni Rotondo, vuole vedere come sta suo figlio.
tornerà nel 1920, proprio maggio del 1920 torna qui, ritornerà di nuovo nel 1925 e poi ancora nel 1928, l'ultima volta, nel dicembre del 1928 possiamo dire viene qui a morire, perché lei morirà nei primi giorni del mese di gennaio del 29, accudita, sostenuta e quasi coccolata dal figlio a casa Maria Pyle. Proprio in un anniversario della morte di mamma Peppa ci fu qualcuno che gli chiese un pensiero per la mamma e padre Pio si commosse e rispose: queste sono cose da non chiedersi a me, chiedete agli altri di mamma. Comunque poi lui aggiunse una citazione in latino: omnia gloria eius ab intus, ovvero ogni sua gloria è nascosta perché irradia dalla bellezza del suo intimo.